Konnichiwa Minasan, ben ritrovati nel mio canale, sono come sempre JappoGamer e oggi, come potete ben vedere sulla vostra sinistra, siamo di nuovo qui su Drag Club Multiplayer e ci andremo a fare una gara in questo circuito giapponese denominato AHR, con tutta scritta giapponese che sinceramente non so perché non conosco né il kanji, né l'hiragana, né il katakana. Comunque, fatto sta, questa pista sta in Giappone ed è composta da 3 giri. L'orario del giorno è 5:30 del mattino, bene, per cui si partirà col buio. E il meteo è un po' nuvoloso, sperando che non piova, perché io con la pioggia purtroppo, ahimè, ho un brutto rapporto. E vediamo un po', insomma. Ora, bene, dalla sala d'attesa, da quel che vedo, siamo un bel po' di persone. Dovremmo essere quasi al completo. E bene, bene, insomma, gergo pokeristico, piatto ricco, micificco. Per cui daremo battaglia con un bel po' di persone. Ora, la sincronizzazione è in corso. Seleziona veicolo tra 3, 2, 1, 0. Si parte, è un po' cosa mi fanno scegliere. Ah, beh, direttamente la Ferrari oppure la RUF. Lamborghini e Renault, che non posso prendere ovviamente. Direi RUF, così, d'amblè. Ma sì, applichiamogli anche il logo del mio club. Vediamo un po' come va. In questo multiplayer cercheremo di dare battaglia più possibile e vedremo un po' veramente di fare il nostro meglio. Ovviamente si gioca giocando contro un avversario fisico, insomma, sarà un po' più tosta del computer. Cioè del computer, insomma, della console più che computer. E vediamo un po' come va. E bene, si parte con di notte. Vai, go. Per fortuna che non piove al momento, eh. Vai su, Baka, togliti. Oh, così. E sì, da sportellate. Sono 3 giri da compiere. Eccola là. Ribaltamenti a go. E vediamo un po' come va. No, dai. Fuori in curva, no, su. Km/h. Vai così. Bella tecnica questa pista. Prima volta che la faccio sinceramente a Drag Club, per cui non c'ho tanta dimestichezza. Ma noto con piacere che pure gli altri hanno dei problemi in curva, per cui, ahimè, purtroppo tenere una buona stabilità con la macchina non è che sia impresa semplice. Su. Vai là fuori, su. Ale, coraggio. Gambate. Vai così, curva fatta un po' meglio questa volta. 128, 33, 34, 37, 38. Bene, vinto. Ottimo così. Andiamo un po' per cicoria. Vai così, facciamoci sto bel rettilineo. 18, 20, 21, 22, 24, 25. Vittoria. Bene. Vai così.
Chi è che sta lampeggiando laggiù in fondo? Chi è? Ah, ma avevo ripreso, eh? Vai così. Altra vittoria. Beh, questa pista mi sta iniziando a piacere, sinceramente. Ecco, appena detto, penalità curva, vabbè, diciamo che ho un po' abusato, Sinceramente volevo fare un po' lo spavaldo, comunque. Giustamente ha dato la penalità e vabbè, ce la prendiamo tranquillamente. Vai così, freno e acceleratore, vecchia maniera, dai. Altra vittoria. Vai così. Inchioda, inchioda un pochettino. Vai così. Stranamente non mi ha dato la penalità. Ottimo. Altra vittoria. E va bene, dai, rettilineo finale e siamo arrivati ottavi. Ottavi su 9. Vabbè, ragazzi, è andata così. Insomma, non si può avere tutto la vita, no? Comunque, altri giocatori sono usciti, per cui in realtà dovrei essere arrivato ottavo su undicesimo, per cui siamo partiti in 11, quindi insomma sotto 11 diviso 2, 2, 5, vabbè, insomma ottavo, ecco, sotto la media ovviamente del della classifica finale, perché comunque siamo arrivati ottavi, se fossero state 11 persone saremmo comunque sotto la media della classifica. Ma comunque l'importante sono le 10.928 stelline che accumuliamo e che provengono 4.000 dai confronti, 3.928 dalle manovre speciali, bene, eccetera eccetera eccetera. Usciamo da questo multiplayer, dirigiamoci verso l'hub principale, l'home page principale di Dry Club, ed eccoci qua. Bene, da Giappo Gamer è tutto, sayonara ne, e al prossimo video.